adesso la seconda cosa di cui vi parlo è teletrasporto quantistico. Vabbè, il tema in esame ha una grande rilevanza concettuale, illustra anch'esso il mistero del mondo quantistico e potrebbe avere delle implicazioni pratiche di grande rilievo. Vabbè, ne avrete sentito parlare molto, tutti i giornali hanno menzionato il teletrasporto quantistico, è ovvio perché, perché richiama molto alla mente della gente cose tipo Star Trek. In realtà spero di farvi capire che non c'è nessuna cosa del tipo Star Trek. Il processo coinvolge due personaggi che indicheremo al solito come Alice e Bob, che sono arbitrariamente lontani. Bene, Alice nel suo laboratorio dispone di un sistema, supponiamo che sia un fotone in un particolare stato, alfa verticale più beta orizzontale, che c'ha nel suo laboratorio. Bene, Alice vuole che Bob alla fine si ritrovi con un fotone esattamente nello stato in cui è il fotone che lei ha nel suo laboratorio. Naturalmente qui in mezzo ho messo un punto di domanda che è un procedimento che devo precisare. Bene, ovviamente siamo interessati a teletrasportare, non a trasportare, quindi quello che non possiamo fare è mettere il fotone in una scatola, caricarlo su un camion, mandarlo a Bob, il quale lo tira fuori. Questo non lo vogliamo. Bene, alcune precisazioni. La stessa Alice può non conoscere lo stato del sistema che lei vuole teletrasportare. Lei c'ha lì un fotone e non sa in che stato è, quindi non conosce alfa e beta, per intenderci, nella solita nostra espressione, alfa verticale più beta orizzontale. E se cercasse di capire in che stato è, potrebbe alterarlo radicalmente, cosa che lei non vuol fare, perché vuole teleportare esattamente quello stato che ha nel suo sistema. Alla fine del processo Alice avrà perso il suo sistema T, e sempre alla fine del processo Bob si ritroverà con un sistema del tutto identico a T nel suo laboratorio. Allora, la performance può realizzarsi solo se Alice e Bob dispongono di una sorgente particolare, entrambe, del tipo di quelle che abbiamo discusso fino adesso. E quindi abbiamo uno stato entangled, uno su radice 2, verticale, verticale, più orizzontale, orizzontale, di due fotoni A e B che vanno verso Alice e verso Bob. Poi a parte c'è il fotone che chiamerò T, che c'ha Alice, che è quello che Alice vuole teleportare. Bene, seconda fase, Alice mette il suo fotone in interazione, cioè quello, il fotone T con il fotone A che gli arriva dalla coppia di fotoni che si stanno propagando verso Alice e Bob. Esegue una misura sul sistema combinato AT. T è il fotone che lei vuole trasportare, A è il fotone che gli arriva dalla coppia generata dalla sorgente che Alice ha in comune con Bob. Fa una misura, adesso non entrerò nei dettagli tecnici, ho anche un paio di pagine di formule, ma ve le risparmierò. Fa una misura su questo sistema composto e si dimostra che può ottenere uno tra quattro possibili risultati. Bene, terza fase. Grazie all'entanglement tra A e B, agli effetti quantistici non locali, quello che succede è che la misura di A sul fotone che le arriva e il fotone che lei ha nel suo laboratorio, lei fa una misura su questo sistema composto, influenza immediatamente lo stato di B, ma lo influenza in un modo che dipende dall'esito che Alice ottiene nella sua misura, esito che è assolutamente casuale e con la stessa probabilità può ottenere uno dei quattro eventi. Bene. A questo punto, se Bob conosce l'esito che ha ottenuto Alice, e quindi qui interviene qualcosa che non è superluminale, Alice deve comunicare a Bob l'esito che lei ha ottenuto, allora Bob sa che deve fare una di quattro banali operazioni, di cui una è non far niente, l'altra è farlo passare in una lamina quarto d'onda, l'altra è qualcosa del genere, per avere alla fine esattamente lo stato che aveva Alice. Quindi l'operazione cruciale che deve essere eseguita a questo stadio consiste nel rendere noto a Bob quale dei quattro possibili esiti Alice abbia di fatto ottenuto. Va segnalato che qualunque operazione inappropriata da parte di Bob che non corrisponda a quella richiesta dall'esito della misura di Alice potrebbe modificare in modo irreparabile il suo stato.
Vabbè, adesso quindi ho detto semplicemente se l'esito è quello associato al numero 1, adesso bisognava numerare gli esiti di Alice, allora Bob non deve fare niente, c'ha già nel suo laboratorio un fotone che è nello stato di quello di Alice, e che non lo era prima, perché prima che quello stato con la coppia A di quello di Alice era lo stato verticale, verticale, più orizzontale, orizzontale. Invece lo stato di il fotone di Bob, dopo che Alice ha fatto una misura, se Alice ottiene l'esito 1, Bob si ritrova col suo fotone nello stato alfa verticale più beta orizzontale, che è lo stato del fotone T che aveva Alice in serbo nel suo laboratorio. Se l'esito è associato al numero 2, al numero 3, al numero 4, ci sono delle procedure banali che non sto a descrivervi, tale che sottoponendo il fotone che sta arrivando nel laboratorio di Bob a questa operazione, o che è arrivato, Bob lo trasforma in quello dello stato di Alice. Va bene, ribadisco i punti essenziali, che sono questi. Alice e Bob per teletrasportare T devono condividere una coppia, cioè la sorgente di due fotoni A e B, che sono sistemi dello stesso tipo di quello che io voglio teleportare. Per di più deve essere in uno stato untangle, come è il nostro stato, verticale, verticale, più orizzontale, orizzontale. Inoltre deve informare Bob circa l'esito del suo processo di misura, quindi deve fare ricorso a un mezzo di comunicazione luminale. Una volta che Bob dispone di questa informazione, gli sa come procedere per portare a compimento il processo di teletrasporto. Vabbè, adesso vi illustro qui la figura, quindi spero che vi sia assolutamente chiaro. Devo avere questa sorgente, i due fotoni che arrivano da Alice e Bob, nello stato che ho scritto lì in alto. Qui c'è il fotone T, Alice fa una misura sul sistema composto A più T, può ottenere uno tra quattro risultati, ottiene l'esito I, I vale 1, 2, 3, 4, trasmette a Bob quell'informazione, Bob a secondo dell'indice I che ha ricevuto tra 1, 2, 3, 4, fa un'operazione sul fotone che nel frattempo è arrivato nel suo laboratorio e il suo fotone si trova esattamente nello stato in cui era originariamente il fotone di Alice. Alice ha fatto la sua misura che ha pasticciato, adesso lei ha un insieme di due fotoni entangled tra di loro, quindi lei ha aperto T e invece Bob si ritrova con T nel suo laboratorio. Oh, quindi penso che questo vi dia un'idea molto chiara di cos'è il teletrasporto, la dimostrazione ve la risparmio.